In questo video vi darò delle informazioni utili se state assumendo i fiori, informazioni che vi serviranno per comprendere meglio come condurre questa floriterapia e assecondare l'azione dei fiori, imparando, in quali momenti è corretto assumerli, quando bisogna per esempio aumentare la frequenza di assunzione, quando è bene rallentarla e perché la prima cosa che vorrei dirvi è che non è stato Edward Bach a stilare la regola che i fiori di Bach si assumono 4 gocce 4 volte al giorno. Questa è l'indicazione che do anch'io, perché questa indicazione serve soprattutto perché c'è veramente poca conoscenza di cosa significhi assumere una terapia vibrazionale, che è una cosa completamente diversa da una medicina. Qui non si parla di posologia, si parla di informazione energetica. Ogni volta che assumiamo un fiore, noi immettiamo nel nostro circuito energetico l'informazione mediata da quel fiore. E, esattamente come accade a volte per l'omeopatia, ci può essere la necessità, di fronte a un problema o a un disturbo, di assumere molte volte quel fiore o quella miscela di fiori all'interno della propria giornata. Poiché queste cose mi vengono chieste molto spesso, faccio questo video anche per dare delle risposte e per poter consigliare poi la visione di questo video alle persone che si rivolgono a me per la floriterapia o a persone che stanno comunque affrontando un percorso di floriterapia, perché ci siano delle linee guida. Quando noi stiamo assumendo dei rimedi per sedare dei nostri stati d'animo, che possono essere un malumore, in quanto, ripeto, la depressione è competenza medica e non del floriterapeuta, ma quando si tratta per esempio di assumere i fiori perché si tende a essere di malumore, si tende a avere spesso la rabbia, ad essere spesso arrabbiati, e quindi magari si stanno assumendo dei fiori specifici per contrastare questo sentimento di rabbia, oppure si tende ad essere ansiosi, anche qui non si sta parlando dell'ansia patologica che impedisce di vivere e che viene trattata dal medico, si sta parlando di quella persona che fondamentalmente tende a vivere con più ansia della media, le situazioni normali della vita, oppure ancora i fiori possono essere assunti per contrastare un periodo di stanchezza. Allora, in tutti questi casi, noi dobbiamo sapere che l'assunzione di 4 gocce 4 volte al giorno è indicativa, e quando ci sentiamo nella necessità di assumere i fiori per qualche volta in più, noi lo possiamo tranquillamente fare. Anzi, quando all'interno delle nostre giornate abbiamo uno stato acuto rispetto alla motivazione per cui stiamo assumendo i rimedi, ad esempio, se uno sta assumendo i rimedi perché si arrabbia facilmente e al lavoro ha avuto una di quelle incavolature proprio nere e torna a casa e si sente ancora per aria per questa rabbia, oppure la persona che assume questi fiori perché ha tendenzialmente un assetto ansioso e andando al lavoro ha avuto un incidente che poi si è risolto con una macchiatura dell'auto, ma che ha sicuramente acuito questo stato di ansia, ecco che in tutte queste situazioni in cui c'è qualcosa di esterno che accentua la situazione normale per la quale noi stiamo assumendo i rimedi, possiamo assumerli per molte più volte senza aumentare il dosaggio o aumentando di poco il dosaggio o al massimo raddoppiando il dosaggio, facendo in questo modo. Invece di assumere le 4 gocce 4 volte al giorno direttamente dal flaconcino pronto all'uso, possiamo mettere queste 16 gocce dentro un bicchiere d'acqua e sorseggiarlo. In questo modo ogni sorso d'acqua che noi
assumiamo tenendola in bocca per qualche decina di secondi equivale a un'informazione energetica. Quindi in questo modo, con lo stesso numero di gocce che assumeremmo nelle 4 assunzioni quotidiane, noi possiamo prepararci un bicchiere d'acqua e a seconda delle dimensioni del bicchiere, se il bicchiere è piuttosto grande, assicurarci attraverso numerose sorsate la possibilità di informare il nostro sistema energetico con il tipo di messaggio veicolato da quel fiore o da quella miscela per numerose volte, e possiamo così correggere quello stato di ansia, di paura, di rabbia che in quella giornata per noi si è trasformato in qualcosa di acuto perché c'è stata una sollecitazione esterna. Oppure può capitare che sentiamo quel giorno che indipendentemente dal fatto che ci sia una sollecitazione esterna, sentiamo il bisogno di prendere i fiori più spesso. Allora dipende da quanto questo stato emotivo si sia riacutizzato, e possiamo, nel caso sia molto acuto, ricorrere al sistema che ho detto prima, ovvero all'utilizzare le 16 gocce all'interno di un bicchiere d'acqua da sorseggiare, cosa che può essere ripetuta fino a una volta all'interno della giornata, e quindi possiamo raddoppiare il numero delle gocce, arrivare a prendere 32 gocce invece che 16 all'interno della giornata, perché ci prepariamo un bicchiere d'acqua la mattina e un altro al pomeriggio perché sentiamo veramente di aver bisogno dei fiori quel giorno. Ricorriamo al metodo del bicchiere d'acqua mettendoci tutte le 16 gocce che assumeremo durante la giornata, e poi ci sentiamo bene, e giusto per non perdere l'abitudine, se il bicchiere lo abbiamo preparato la mattina, alla sera possiamo riprendere le nostre 4 gocce e riprendere quindi la somministrazione normale se abbiamo risolto quello stato acuto. Se invece ricorriamo al bicchiere d'acqua una seconda volta perché sentiamo di avere un grande bisogno quel giorno di assumere i fiori, una volta terminato il secondo bicchiere riprendiamo ad assumere i fiori 4 gocce 4 volte al giorno il giorno dopo. Questo è un metodo diverso per prepararsi il bicchiere d'acqua quando non si ha a disposizione lo stock bottle. Dallo stock bottle si prendono 4 gocce se si tratta del Rescue Remedy e invece 2 gocce se si tratta di un altro fiore dallo stock bottle. Ma la maggior parte di voi, quando utilizzano i fiori, hanno il flaconcino pronto all'uso che si sono fatti preparare in farmacia, un'erboristeria, e contiene la miscela di fiori, e quindi il metodo del bicchiere d'acqua deve essere preparato in questo modo, mettendo le 16 gocce nel bicchiere di acqua, le 16 gocce dell'assunzione quotidiana in un bicchiere, ovviamente all'occorrenza, come ho spiegato prima. Con le 16 gocce nel bicchiere noi ci possiamo preparare, se sentiamo il bisogno di rilassarci anche fisicamente e insieme di assumere questa informazione energetica dei fiori, ci possiamo anche preparare un impacco da mettere dove ci pare a noi, sulla fronte, sul collo, a livello del cuore, sulla pancia, sullo stomaco, e anche qui si mette un bicchiere d'acqua, un quantitativo un po' minore di acqua, con dentro le 4 gocce dell'assunzione di quel momento della giornata, o tutte le 16 gocce se riteniamo di doverlo prolungare questo impacco. Si sostituisce l'assunzione per bocca con l'assunzione per impacco. Se una persona si sente particolarmente sconvolta da qualcosa che è capitato, può stare tutta una mattina o tutto un pomeriggio stesa nel letto a praticarsi l'impacco con un bicchiere in cui ha diluito precedentemente le 16 goccine dell'assunzione quotidiana. Dopodiché, se si sente bene, ripeterà l'assunzione della sera o passerà direttamente all'assunzione del giorno successivo. Ricordiamoci sempre che non c'è sovradosaggio, e quando noi ci sentiamo meglio possiamo continuare le assunzioni fino a che abbiamo questa sensazione di miglioramento.
al di là di quello che accade all'esterno, ci sono alcune situazioni in cui può essere utile un'assunzione più frequente dei fiori, per esempio quando si trattano delle dipendenze, perché è il momento acuto in cui sentiamo l'esigenza di fare ciò che vorremmo smettere, chi smette di fumare, chi smette di bere, chi smette di mangiare esageratamente, ecco che le goccine possono servire in quel momento ad aiutarci a restare fedeli ai nostri propositi. Ovviamente ci sarà un'assunzione più frequente dei fiori, e infatti in queste situazioni, quando mi è capitato di trattarli, ho sempre consigliato di utilizzare il metodo del bicchiere d'acqua all'interno della quotidianità. Se una persona sta lavorando, si può mettere il bicchiere accanto, credo che sia permesso ancora bere sui luoghi di lavoro, soprattutto se uno sta seguendo una terapia, si tiene il bicchiere accanto sulla scrivania, o se fa un altro lavoro lo tiene in un luogo dove sa che lo può conservare, e ogni tanto va e si beve il suo sorso d'acqua informata con i rimedi floreali. Questo per dirvi che non dobbiamo pensare che il metodo dei fiori di Bach abbia le stesse regole di un trattamento farmacologico. È una terapia vibrazionale e va data al bisogno. È un po' come la differenza tra quando si allatta un bambino con il latte artificiale, e si sa che quello è il dosaggio e non deve essere superato perché anzi può fare male, e l'allattamento al seno, che è proprio al bisogno. Ecco, l'assunzione dei fiori di Bach è simile, è al bisogno, tenendosi in alcuni range, perché altrimenti bisognerebbe acquistare un flaconcino al giorno, e quindi sapendo sfruttare il metodo del bicchiere d'acqua quando ci serve, che ci permette di prendere l'informazione energetica molto più spesso senza consumare tutto il boccettino dei fiori. Questo lo dico perché mi rendo conto che può essere difficile comprendere, quando si iniziano ad assumere i fiori, che abbiamo in mano uno strumento importante che dobbiamo usare per il nostro benessere. Mi è capitato, per esempio, di persone che utilizzavano i fiori che sono state male per qualcosa di esterno e non hanno avuto la prontezza o l'idea che potevano utilizzare un'assunzione più frequente dei fiori. Per cui hanno aspettato semplicemente che questa cosa gli passasse senza sfruttare il metodo che avevano a portata di mano in quel momento, senza collegare il fatto che questo loro malessere poteva essere trattato proprio dai fiori che stavano assumendo. In uno dei miei primissimi e aggiungo orribili video ho raccontato di come una volta mi sono trovata in montagna con il freno a mano che non si agganciava, e con lo sterrato fatto da pietroni che stavano iniziando a diventare scivolosi perché stava cominciando a piovere, e io mi ricordo che ero costretta quella volta a guidare l'auto perché ci eravamo recati in montagna con due auto, quindi con due auto bisognava tornare, avevo mio figlio piccolo in macchina con me e avevo i rimedi che avevo preparato per mio figlio. E quando mi sono resa conto che mi stava prendendo il panico a guidare in quelle condizioni, perché avevo paura che la macchina scivolasse indietro e che noi finissimo nel burrone praticamente, ho detto: qui devo assolutamente fare qualcosa, il momento lo richiede. Ho preso il flaconcino di fiori che stavo utilizzando per mio figlio e mi sono somministrata parecchie volte i fiori. Io nel giro di 10 minuti ero completamente padrona della situazione, mi aveva abbandonato la paura, e quindi anche se non erano i fiori che avevo preparato per me, in quel momento hanno trattato un mio stato acuto che sicuramente era contenuto in uno dei fiori di quella miscela, e i fiori hanno fatto effetto. Quando stiamo esagerando con l'assunzione dei rimedi, il corpo ci invia dei segnali. Uno in particolare è la sovraccitazione cardiaca, quindi sentiamo qualche extrasistole, qualche battito fuori tempo del nostro cuore. Quella è l'indicazione che stiamo assumendo
troppo rimedio, e quindi che stiamo dando al nostro circuito energetico troppe informazioni rispetto a quelle che è in grado di elaborare. Rallenta l'assunzione, si sospende l'assunzione per una mezza giornata, per una giornata, fino a quando smettiamo di avvertire questa sensazione a livello del cuore. Un'altra sensazione che può derivare dall'assunzione dei fiori, soprattutto se questa ci porta a elaborare dei contenuti, può essere l'eccessiva stanchezza. Anche lì, se assumiamo i fiori e ci sentiamo molto molto stanchi, vuol dire che il nostro sistema energetico sta elaborando una quantità di informazioni superiore a quella che è in grado di metabolizzare, e quindi possiamo rallentare un attimino l'assunzione. Io ho avuto persone che stavano assumendo i fiori che mi hanno detto: a un certo punto mi sono sentito il corpo pesante, salvo poi in questa condizione sentirsi anche meglio dal punto di vista emotivo, però in quel caso io ho consigliato un rallentamento dell'assunzione dei fiori, perché c'era in atto un lavorio energetico che andava, a cui bisognava concedere tempo. E anche quando succede questo è importante concedersi del riposo in più. Questo video vuole proprio insegnarvi come si percepisce e si asseconda l'effetto dei fiori quando si stanno assumendo. Altra cosa piuttosto frequente quando si assumono i fiori, succede molto spesso nei bambini, ma può succedere anche in noi adulti, è quella di shiftare nella situazione opposta. Per esempio, prendo i fiori perché sono stanco, e anzi per una settimana di fila mi rendo conto che ogni giorno ribalto la casa, salvo poi stancarmi perché faccio troppo rispetto a prima, che invece facevo fatica a mettermi in moto. Ecco, anche quando succede una cosa di questo tipo dobbiamo rallentare l'assunzione, perché vuol dire che il fiore ha agito così tanto che siamo passati nella polarità estrema opposta. Non è un problema, di solito è una cosa che capita frequentemente. Quando succede ci si ferma un pochino, si rallenta, non si smette l'assunzione dei fiori, la si rallenta. Lo stesso quando abbiamo delle manifestazioni particolari, tipo un leggero aggravamento dei nostri sintomi abituali, oppure la comparsa di qualche cosa di nuovo che prima non avevamo e che magari ci disturba un po'. Anche lì rallentiamo l'assunzione e vedremo che nel giro di qualche ora o di qualche giorno la situazione rientra. Dopodiché, se voi avete un floriterapeuta bravo, saprete che questa persona si dovrà mettere un po' a vostra disposizione per darvi le informazioni utili quando accade qualcosa durante il trattamento. Io ho notato invece che spesso questa cosa manca, probabilmente perché c'è anche timore a disturbare una persona. Nella realtà dei fatti la floriterapia è qualcosa che deve essere seguita nel tempo, per cui non abbiate timore quando fate i fiori o da me o da un'altra persona ad alzare il telefono e mandare magari un messaggio dicendo quello che vi sta capitando, perché se una persona si è presa la briga di prepararvi i fiori, io sono sicura che sarà anche a disposizione vostra per aiutarvi quando vi trovate in una situazione che non sapete gestire e che vi rendete conto che è stata provocata dall'assunzione dei fiori. Adesso apro un capitolo nuovo, che è quello delle resistenze al lavoro dei fiori. Quando noi assumiamo i fiori per elaborare diciamo aspetti profondi della personalità, e quindi desideriamo per esempio lavorare su qualche aspetto di noi che è cronico, tipo un'insicurezza, l'ansia, una paura, spesso i fiori tendono a portare a galla contenuti con i quali non siamo sempre così contenti di confrontarci, e poiché il nostro corpo è preparatissimo a isolarci da tutte le emozioni disturbanti, ci sono tutta una serie di cose
che il nostro corpo mette in atto quando non vuole farci percepire delle emozioni, e questo può contrastare l'effetto dei fiori, che vengono invece assunti per permetterci di portare alla coscienza degli aspetti che non stiamo considerando e riuscire ad elaborarli. Quando accade questo, può succedere che l'assunzione dei fiori comporti alcune situazioni che sono imputabili proprio a questa resistenza. Per esempio, potrebbe esserci del nervosismo, che non è di solito che è un nervosismo particolare, è un nervosismo quasi, è un nervosismo innanzitutto molto sottile, quindi non è accentuato. È qualche cosa, è come un pungolo che ci impedisce di fermarci, che ci impedisce di sentire anche gli effetti di questi fiori. E questo accade perché il nostro sistema energetico sta facendo emergere degli aspetti, ma noi, la nostra parte conscia, si rifiuta di farli emergere. C'è una lotta tra l'inconscio che vuole liberarsi e portare a galla e la parte conscia che vuole tenere sotto. Non è un nervosismo, è più una frenesia, un fare per fare, ecco. Altra cosa che può capitare è una tensione muscolare, che è espressione proprio di questo. Dei meccanismi del corpo che servono a tenere lontane le emozioni. E quindi può esserci una leggera contrattura a livello del collo, può esserci una contrattura dell'addome, oppure il subentrare di una stitichezza, il fatto di dormire molto, oltre quello che potremmo permetterci, l'esigenza di dormire tantissimo, e un sonno che compare all'interno della giornata nei momenti in cui invece dovremmo lavorare o fare altro. La sonnolenza di solito capita ai soggetti molto rigidi, quando c'è da elaborare un contenuto profondo. Una cosa che ho potuto osservare anche nel lavoro corporeo emozionale con i clienti direttamente vis-à-vis, avevo delle persone che a un certo punto della sessione cominciavano a sbadigliare o avevano addirittura i colpi di sonno, e questo accadeva perché stavano dandosi la gambe dall'aspetto invece che dovevano in quel momento elaborare, con cui si dovevano confrontare. Quindi fate attenzione a questi sintomi, se vi accadono, a questi disturbi, se vi accadono quando state assumendo i fiori, rendetevi conto che queste sono resistenze al lavoro emotivo che i fiori vi stanno conducendo a compiere. Cosa si fa in questi casi? Fate degli impacchi con i fiori. Proprio nei punti in cui sentite queste resistenze, assumete i fiori qualche volta in più, portate l'attenzione a quegli aspetti collegati ai fiori che state assumendo, e quindi cercate di aiutare l'azione dei fiori mettendovi nelle condizioni di elaborare anche a livello cosciente quello che state vivendo. Per questo è utile tenersi un quaderno e ascoltare le sensazioni del proprio corpo, iniziare quando si assumono i fiori, non dico a meditare, ma almeno a stare 10 minuti a pensare a quello che avete vissuto nella giornata, a cosa è cambiato nella vostra emotività, nel modo di rapportarvi con gli altri e nel modo anche degli altri di rapportarvi a voi. È importante notare queste piccole differenze, perché i fiori, parliamoci francamente, salvano in situazioni acute. Quando noi le assumiamo per elaborare qualcosa di cronico, può capitare che all'inizio sembra che non accada nulla. Quando poi però si lavora in sessione, mi rendo conto che i fiori hanno agito, perché le persone, per esempio, mi riportano dei sogni, e quando magari mi dicono che non hanno sognato niente, poi quando si lavora in sessione viene fuori che in realtà dei sogni sono stati fatti, e sono stati fatti anche sogni simbolici importanti. Io ho concluso questo video in cui parlo appunto di come si lavora con i fiori durante
i trattamenti di floriterapia, come si interagisce con i fiori. E vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!